è interamente intitolata alla legalità, quindi il sentimento che ispira la festa dei Gigli di quest'anno, oltre ovviamente alla devozione in Sant'Antonio che non ci deve mai abbandonare, è quella di cercare di promuovere il più possibile la cultura della legalità, soprattutto pensando al fatto che la festa dei Gigli rimane il più grande attrattore per tutti i ragazzi di Rusciano. E quindi tutti gli attori, tutte le parti in causa, tutti quelli che lavorano alla festa dei Gigli, per la festa dei Gigli, la festa stessa, deve essere esempio di legalità per i nostri ragazzi, non ce lo dimentichiamo. Noi proprio in merito a questo abbiamo dato via a dei progetti importanti nelle scuole. Il primo è partito già l'anno scorso, con i laboratori di arte, appunto nelle aule delle scuole medie. Abbiamo trattato il tema della carta pesta, della musica, dei testi, il disegno, la tecnica, insomma un po' tutte quelle arti che girano intorno al Giglio. E abbiamo avuto una risposta veramente bellissima. Proprio grazie a quel progetto, quest'anno noi siamo riusciti a coinvolgere i ragazzi anche nell'idea della realizzazione dei cani allegorici, che ricordiamo quest'anno avranno un unico tema e verranno quindi tutti comitati, un po' come è accaduto durante la festa della pace, del Giglio della Pace, verranno tutti comitati uniti. Tutti comitati racconteranno una storia che è quella della legalità. E questo per noi è insomma qualcosa che ci inorgoglisce e ci rende davvero felici. L'altro progetto invece che abbiamo portato avanti con le scuole è stato quello abbiamo lanciato un contest in cui praticamente gli alunni hanno realizzato dei disegni che hanno poi ispirato a quello che oggi è il nostro manifesto della festa dei Gigli. Realizzato poi ovviamente nei dettagli dal grafico, però questo manifesto bellissimo che vedete è il prodotto del lavoro di una ragazzina delle scuole medie, Ilaria D'Amore, che è qui nel pubblico. Ringraziamo per averci donato questa bellezza e dopo chiameremo magari per il mio intervento. Quindi ci sono progetti importanti con le scuole, con i ragazzi, perché il nostro impegno è quello di partire sempre da loro. Queste sono le cose importanti che volevo dire, ma ne devo aggiungere un'altra. La festa dei Gigli è veramente complessa, è una macchina complessissima, complicata. E ci vuole davvero una fatica enorme in termini non soltanto di tempo, di impegno, ma anche di pressione psicologica per le responsabilità che devo dire con grande passione e grande coraggio il sindaco si assume. Perché è vero che la festa dei Gigli è realizzata dai comitati, in collaborazione con i comitati, ma tutto quello che si fa, nessuno mai deve dimenticarlo che la maggiore responsabilità cade sulle spalle del sindaco. E quest'anno è stato veramente complicato. Per cui io vi chiedo un po' di comprensione se magari qualche cosa non la do per il verso giusto o se non siamo perfetti, perché nessuno è perfetto. Ma quello che vi posso garantire è che ci mettiamo veramente tutto il cuore, proprio tutto, senza lasciare nemmeno un pezzetto. Per cui io ringrazio veramente di cuore il sindaco Giacomo Romano, ringrazio i consiglieri, lo staff che è fondamentale, importantissimo, tutti i dipendenti, tutta la macchina comunale, i comitati, i colleghi presenti, tutti quanti, perché soltanto tutti insieme possiamo riuscire. Ah, io mi sono dimenticata la persona più importante, non so, perdonami, non so. Lei è festa, scusatemi, ma ovviamente un po' l'emozione, un po' la stanchezza, non tutti scherzi, però il nome non lo so scordare, non lo ricordo, vi sapevo. Quindi vi chiedo veramente di venirci incontro e di essere comprensivi, perché la festa dei Gigli può funzionare, può diventare sempre più bella solo se lavoriamo tutti quanti insieme. Grazie. Grazie, Assessore Monica Cito.